Ben ritrovati, oggi parliamo di transizione energetica che va avanti nel nostro paese tra ritardi e pregiudizi. Ne parliamo con Katiuscia Eroe, che è la responsabile nazionale Energia di Legambiente, che intervistiamo per la prima volta. Benvenuta ad Otto Channel, grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi. Allora, intanto le chiedo subito, dagli ultimi rapporti che avete pubblicato in quest'ultimo anno, qual è la situazione per lo sviluppo delle rinnovabili nei nostri comuni? Ci sono evidentemente ancora ritardi. Ma diciamo che possiamo parlare di un paese a due facce. Da una parte c'è tantissimo fermento, quindi tantissimi progetti che fortunatamente vengono presentati, quindi tante imprese, tanto interesse per l'Italia, e dall'altra purtroppo però tanti ostacoli burocratici che arrivano sia a livello nazionale in termini di ritardi, di lungaggine, eccetera, ma anche, come poi stiamo vedendo in questo momento, rispetto a tutte quelle che sono al decreto, al famoso decreto aree idonee, anche tutta una serie di blocchi e di timidezze da parte di alcune delle regioni, ma questo però non esclude i comuni, lo raccontiamo nel rapporto Scaccomatto alle rinnovabili, dove molto spesso le nostre amministrazioni intimidite preferiscono la realizzazione di poli logistici alla realizzazione degli impianti rinnovabili anche nelle aree industriali. Ecco, poi ci torneremo chiaramente sui nuovi ostacoli che vengono segnalati anche dagli imprenditori di questo settore. Le chiedo però una prima valutazione rispetto a questa sorta di retromarcia nel nostro governo rispetto al Green Deal. Insomma, c'è da essere preoccupati da questo punto di vista, secondo lei? Assolutamente sì, noi dobbiamo immaginarci che l'obiettivo per il nostro paese deve essere quello di contrastare il cambiamento climatico, l'emergenza climatica, e stiamo vedendo che cosa accade nei territori. Non c'è territorio che si salva, quindi la nostra priorità dovrebbe essere quella di combattere i cambiamenti climatici, salvaguardare i nostri territori e mettere in sicurezza i nostri cittadini. E non c'è un'alternativa alle politiche energetiche fatte da fonti rinnovabili e alle politiche fatte da efficienza energetica. Quindi tutte le polemiche che oggi ci sono rispetto alla necessità dei paesi, degli stati membri di attuare politiche che vanno in questa direzione sono politiche pericolose e soprattutto lo sono per i nostri territori, lo abbiamo visto anche in questi giorni. Quindi non c'è un'altra strada, non abbiamo altre tecnologie mature e sicure in grado di far raggiungere all'Italia gli obiettivi di decarbonizzazione, e quindi forse c'è bisogno di uno sguardo diverso e anche una capacità di gestione delle politiche diverse. Ecco, lei ha accennato appunto alle alluvioni di questi giorni che stanno colpendo non solo il nord del paese ma anche il mezzogiorno, scaturite sicuramente queste alluvioni, questi episodi dai cambiamenti del clima rispetto al passato. Che cosa secondo lei dovrebbero farci capire questi eventi? Beh, intanto che non abbiamo più tempo, perché gli eventi climatici estremi aumentano nel numero e nell'intensità. Dovrebbero farci capire che abbiamo fatto tanti errori nel passato. Tombare dei fiumi non è stata sicuramente la scelta corretta, cioè la cementificazione non è la scelta corretta, quindi dobbiamo assolutamente iniziare a fare delle opere di mitigazione che vanno nella direzione di salvaguardare i territori e i cittadini, perché non è davvero possibile che siamo in pericolo per una pioggia più o meno intensa. Quindi il primo ragionamento che noi dovremmo fare è che cosa mettiamo in campo per ridurre gli effetti, e anche il piano di adattamento al clima è un piano che in qualche modo fa acqua da tutte le parti. Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima è un piano che ancora punta sul gas come unica risorsa possibile da qui al 2030 e anche oltre il 2030. In più ci si aggiungono false soluzioni come quella della cattura del carbonio e come quella del nucleare. Quindi la seconda riflessione è che dobbiamo cambiare necessariamente politiche, e dobbiamo farlo anche in maniera molto accelerata, quindi molto veloce, perché noi siamo arrivati ad avere uno stato di emergenza perché in questi anni non abbiamo fatto nulla. Ecco, lei chiaramente è responsabile nazionale Energia di Legambiente, quindi conosce molto bene questa materia proprio per gli impianti sulle rinnovabili. Come dicevamo, gli imprenditori del vento lamentano nuovi ostacoli. Secondo lei così sarà difficile praticamente raggiungere quelli che sono gli obiettivi che ci erano stati in qualche modo imposti dall'Europa?
Ma intanto non direi tanto imposti, perché c'è stato un dialogo tra gli stati membri, tra i parlamentari, ci sono state delle COP, quindi come dire, gli obiettivi che si sono raggiunti, ci si è dati, ce li si è dati per la salvaguardia dei stessi territori e degli stessi cittadini. Però è vero che noi stiamo continuando a installare un numero, una quantità, una potenza di fonti rinnovabili ben al di sotto di quelli che dovrebbero essere gli obiettivi annuali. L'Italia, ad esempio, dovrebbe fare almeno 12 giga di fonti rinnovabili l'anno. Noi nel 2024 sono previsti poco meno di 6 giga di nuove installazioni, nel 2023 ne abbiamo fatti 5,7, nel 2022 a malapena 3, nel 2021 1,5. Quindi vuol dire che il tasso di realizzazione dell'Italia, rispetto a questi nuovi impianti è davvero troppo basso per raggiungere gli obiettivi del 2030, ricordandoci che gli obiettivi del 2030 sono solo il primo passo, perché poi noi dovremmo arrivare agli obiettivi di decarbonizzazione al 2040, ci si augura al 2040, e quindi questo vuol dire realizzare molte più gigawatt di quelli di cui stiamo parlando oggi. Ecco, a proposito dei ritardi a cui lei ha accennato, cosa deve cambiare rispetto al passato e soprattutto è necessario a questo punto uno snellimento, se vogliamo, delle norme, burocratiche? Questo alla fine è il vero problema. I problemi sono, diciamo, tre sostanzialmente. Uno è il crederci. Noi dobbiamo credere che l'Italia ha un'occasione davanti a sé, quindi trasformare la crisi climatica in un'occasione di innovazione, di sviluppo e di aiuto anche dal punto di vista sociale, perché creare nuove filiere da fonti rinnovabili o fare politiche di efficienza energetica vuol dire non soltanto aiutare i cittadini a ridurre i costi in bolletta, ma anche ad esempio aumentare il numero dei posti di lavoro. Il secondo è certamente quello di avere delle procedure più semplici, più snelle, più accelerate, perché non è possibile che ci si mettano 5-6 anni per avere l'autorizzazione per un impianto a fonti rinnovabili. Il terzo è anche quello di avere un cambiamento nel processo culturale dei nostri cittadini, della nostra politica, perché oggi le fonti rinnovabili sono l'unica soluzione possibile. È giusto preoccuparsi dei propri territori, però è altrettanto corretto valutare i progetti per quello che sono, andando a vedere che cosa ci può essere di sbagliato, chiedere eventuali correzioni e non avere posizioni tout court, l'eolico non mi piace e quindi nel mio territorio non si fa. Bene, a proposito proprio dell'aspetto culturale, sui territori ci sono ancora resistenze a volte per la realizzazione di impianti di rinnovabili. Intanto, quali sono proprio i pregiudizi da superare? Perché spesso Legambiente sottolinea che è meglio avere una pala eolica che un territorio che deve vivere tra frane e dissesto idrogeologico. Che cosa dice? Beh, direi che è l'evidenza, meglio 10 pale eoliche che qualsiasi formula di dissesto nei nostri paesi, meglio una pale eolica di un allagamento, meglio una pale eolica anche di una turbogas o di una centrale a gas. Questo anche proprio nell'ottica di quello che noi vogliamo raggiungere e che tipo di paese vogliamo essere. Oggi gli ostacoli sono tantissimi, ci sono, come dicevo prima, gli ostacoli tout court, ovvero non mi piace quella tipologia di tecnologia e quindi nel mio territorio non la voglio, e questo è un atteggiamento sbagliato di fondo, nel senso che non credo che a nessuno piacciono le turbogas, non credo che a nessuno piacciono le centrali nucleari, non credo che a nessuno piaccia vivere con l'ansia di una pioggia intensa, quindi dobbiamo scegliere. E poi ci sono anche tutta una serie di fake news che girano intorno agli impianti. Gli impianti oggi si possono fare rispetto a 20 anni fa, si hanno molte più competenze, molte più conoscenze, maggiori capacità di progettazione. Poi nessun impianto è perfetto, la perfezione non è di questo mondo e gli impianti non sono trasparenti, quindi se noi vogliamo combattere realmente il cambiamento climatico, avere dei territori in sicurezza e vivere anche noi in sicurezza nelle nostre case, dobbiamo, come dire, scegliere, e la scelta non può che andare verso le tecnologie pulite.
Ecco, un'ultima cosa, qui in Campania, a San Giovanni a Teduce, è nata la prima comunità energetica rinnovabile e solidale in Italia. Ecco, le chiedo che esperienza è stata e soprattutto qual è l'esempio che arriva da questo territorio. Ma intanto è un'esperienza direi formidabile, nel senso che questa è una comunità energetica, uno strumento diciamo più o meno nuovo che ha permesso però a un quartiere difficile, a una realtà difficile, di avere un riscatto sociale. E secondo me questo è il primo elemento che noi dobbiamo portare e racconta proprio come oggi l'energia, il mondo energetico, quando pensato con intelligenza e con lungimiranza può essere davvero uno strumento per cambiare la vita ai cittadini e alle famiglie che fanno parte di quella comunità energetica. Fortunatamente, come dire, questo strumento ha preso piede, nel senso che sono tantissimi i territori, i comuni, le famiglie, le imprese che si stanno muovendo per realizzare le comunità energetiche e quelle poi, come quella di Napoli Est, improntata al solidale, quindi che mira ad aiutare in maniera particolare le famiglie, è sicuramente, come dire, uno strumento che dà ancor più valore aggiunto a una comunità, perché la prima cosa è essere comunità. E essere una comunità che parla di energia, che attraverso l'energia sa cogliere le occasioni per rilanciarsi e finalmente, come dire, per avere una migliore qualità di vita, credo che sia una delle cose più importanti di questi strumenti. Analisi ampiamente condivisibile. Bene, abbiamo concluso. Grazie Catiuscia Aero, responsabile nazionale di Lega Ambiente per il settore energia, per questo intervento. Naturalmente, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie a voi. Allora, abbiamo concluso, come dicevo, in regia per noi Aldo Fenizia. Grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.